Il comma terzo dell'articolo 116 della Costituzione, come riformulato nel 2001, consente alle regioni a statuto ordinario di chiedere al governo ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per molte materie cruciali, fino a 23, fra cui sanità, istruzione, trasporti e infrastrutture, beni culturali, ricerca scientifica, rapporti internazionali, politiche attive del lavoro, tutela dell'ambiente, sicurezza sul lavoro, trattenendo per la gestione la gran parte delle imposte incamerate nel proprio territorio. Sarebbe la porta aperta alla divisione della Repubblica in 20 piccole Italie, ciascuna con diritti e normative diversificate. Venti sanità diverse, meno prevenzione, più privato, fondi integrativi e assicurazioni. La salute non più diritto, ma merce da acquistare. La scuola della Repubblica non ci sarebbe più. Ogni regione governerebbe le sue scuole con programmi, titoli di studio e personale regionalizzati. La frammentazione della normativa porterebbe a politiche scollegate, deregolamentate, con conseguenze drammatiche su territorio, ambiente, inquinamento e bonifiche. Non ci sarebbero più i contratti collettivi nazionali a tutelare i diritti di lavoratrici e lavoratori, che verrebbero trascinati in una concorrenza al ribasso.